Ciao a tutti, oggi preparerò una crostata di mele. Queste mele mi sono state regalate, sono biologiche, quindi sono un po' malandate. Comunque io ne ho pulito un bel po', qui le ho tagliate a pezzetti e le ho bagnate con un limone, col succo di un limone. Per la ricetta, diciamo come dose per una ricetta normale, ci vogliono 6 mele, però grandi, queste sono piccoline. E quindi io ne ho usato 10-15, insomma un bel po', sono molto piccole. Quindi le ho tagliate e bagnate col succo del limone. Adesso andrò in una padella a metterle in una padella con 2 noci di burro e 3 cucchiai di zucchero. Va un po' male. Allora, le noci di burro, acceso il gas a fuoco basso. Fuoco lento, dolce, come vogliamo. Ecco qui le mele. Adesso andrò ad aggiungere 3 cucchiai di zucchero. Tre. Facciamole rosolare un po' perché devono semi-cuocere, diciamo. Devono essere a metà cottura, un po' appassite. E in questo tegamino ho messo l'uvetta a ammorbidire con l'acqua tiepida. Adesso la strizzo, tolgo l'acqua e strizzo. Dunque, nel frattempo che le mele cuociono, preparo la pasta frolla. Io ho messo 250 g di farina. E 2 uova, 125 grammi di zucchero e poi 125 grammi tra strutto e margarina. Tutto qui. Adesso si amalgama bene. Il lavoro dovrebbe essere veloce perché non deve scaldare la pasta. C'è chi la mette in frigo, io non la metto mai, mi trovo bene così. Quindi ci aiutiamo col cucchiaio di legno e poi continueremo con le mani perché altrimenti in questo modo, giusto per amalgamare un po' gli ingredienti, altrimenti è una pasta che appiccica molto. Modo, pulisco il cucchiaio. Se le mele non sono cotte, quando voi avete già preparato la pasta, potete sistemarla nella tortiera e tenerla in frigorifero, nel mentre che... Aiuto, me la sto buttando addosso. Così. Cerchiamo di amalgamare bene, bene, bene. In questo modo. Questa è la pasta lavorata velocissima proprio. Adesso prendo la pirofila, metto un po' di farina, così, siccome non dobbiamo fare striscette, cose varie, la stendiamo tutta. Bagno la farina perché bagno, dico spargo le mani di farina, così, in questo modo, molto semplice. Forse la crostata è il primo dolce che ho imparato a fare. Sono proprio ragazzina, quindi può farla chiunque. Mi sono dimenticata di mettere il lievito, che ci penso un pochino, ma non è indispensabile il lievito. In genere ne metto un cucchiaino, però facciamo assalire oltre i bordi, perché poi mettere il composto di mele. Questo modo facciamo salire. Così.
modo. Ecco qui. Eccole qui, le mele. Non so se si vede, ma ecco, si vede. Hanno tolto il liquido, stanno asciugando. Vedete? Lasciamo andare la pasta nel frigorifero. Ecco qui la mele, le ho trasferite in questa insalatina perché così sfreda un po'. Adesso mischio questo po' di uvetta che ho sgocciolato dall'acqua, mischio alle mele, ce ne voleva un po' di più, però io ho deciso all'ultimo momento di farlo, non mi sono attrezzata. Servirebbero anche i pinoli, però non li ho, e quindi bisogna adattarsi con quello che sia, ma è buono lo stesso comunque. A chi non piacciono i pinoli può non metterli, so che a molti non piacciono, quindi potete fare a meno di mettere i pinoli, l'uvetta sul tanino e mettere anche i pinoli. Ecco qui. Ora prendiamo la pasta, la marmellata, io la metto alle albicocche. Penso ci voglia questa, non ricordo, sono da tanto che non la faccio questa crostata, però sì, ci vuole questa. Marmellata in questo modo. Facciamo salire anche un po' su nei bordi. Poco a poco. Adesso versiamo la frutta. Ancora bollente, non fa nulla, tanto vado in forno, quindi così. Ed è anche bella da vedersi, eh? È molto bella. A me piacciono queste cose tutte colorate, sto dicendo così. Ecco qui, nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi e il calore sotto e sopra. Adesso la inforniamo. Eccola qua, pronta da infornare. Eccola qui, la crostata di mele sfornata. Adesso spolverizziamo un po' con lo zucchero a velo. E poi, no, devo aiutare con l'altra mano. Vi lascio le foto. Ciao!